sfiorata con la nocerina, no? Poi invece ci fu il pareggio, oggi finalmente invece si è riusciti a portarla in porto, con il dispiacere di non aver potuto condividere con il pubblico, no, questa soddisfazione. Oggi sì, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, perché nel primo tempo diciamo che sono stati bravi in mezzo al campo a recuperare le seconde palle, sono partiti molto bene loro e noi non siamo entrati benissimo nella prima frazione nel primo tempo. Nel secondo tempo invece siamo rientrati in campo con un'altra mentalità e, come si è visto, poi la Fragolese non è mai stata pericolosa e noi invece lo siamo stati in più occasioni e siamo riusciti a prenderci questi 3 punti. Il pubblico sinceramente è una situazione veramente paradossale, incredibile, perché non si può fare calcio senza il pubblico. Noi come società, come tutte le società, credo nel mondo, siamo lontani dagli atti, voglio dire, violenti che si creano all'interno e all'esterno del campo da gioco. Però le società non devono essere penalizzate, perché oggettivamente se qualche tifoso facinoroso, insomma, crea problemi, disordini all'interno o all'esterno del campo, vengono sempre penalizzate le società. E questa sinceramente è una situazione veramente che gli organi competenti, insomma, dovrebbero un attimo prendere di petto e mettere delle regole, perché non può essere sempre punita la società per atti che vanno al di fuori dal calcio, no? Noi chiaramente siamo contrari a qualsiasi atto violento contro persone o cose, però è chiaro che qui non è che può pagare sempre la società. Noi quest'anno abbiamo disputato 2 partite, una a Ugento e una in casa a porte chiuse. A livello economico è un disastro, perché poi mette in difficoltà, chiaramente noi siamo una squadra di Serie D. Se in Serie A, in Europa e nel mondo si dice che il calcio stia scoppiando, si parla in questi giorni plusvalenze, sì, bilanci, non bilanci, tutto quanto, beh, provate a pensare una società di Serie D che vive anche di risorse al botteghino, avere 2 partite in meno, oltre all'apporto dei tifosi, il calore dei propri tifosi. Oggi abbiamo disputato una partita veramente di carattere, abbiamo affrontato... Sembrava surreale, no? Il campo, perché una partita così bella, dura, tosta, come ci piace a noi, e poi non avere l'apporto del pubblico, sinceramente è veramente brutto. Quindi invito chi di dovere magari a non prendere, e parlo a livello personale, queste decisioni così che mettono in difficoltà le società di calcio. Chiedo, ma è stata la federazione a non fare disputare la partita a porte chiuse, o qualcun altro vi ha dato delle spiegazioni? No, noi spiegazioni non ce ne hanno date, ci hanno mandato un comunicato in segreteria e quindi la federazione non c'entra. Però è chiaro che così è molto semplice, no? Quando succede un problema si chiude il campo e non è così, perché non è giusto che per pochi devono pagare tutti. Ne va di mezzo il pubblico, ne va di mezzo lo spettacolo, ne vanno di mezzo le società di calcio che mettono tanto impegno, tanta voglia di fare bene come stiamo facendo noi bene, e poi veniamo penalizzati, no? Da uno stadio chiuso. Per me questo discorso non esiste, parlo a livello personale, perché non si può vedere una partita di calcio senza i tifosi. Quindi io mi auguro che in futuro non ci siano più queste restrizioni, perché sinceramente fanno veramente male al calcio. No, perché per esperienza si vanno a peggiorare le cose, perché praticamente, vabbè, se non sbaglio c'è stato un caso, diciamo, analogo, e a Cava, dove avevano in un primo momento avevano deciso di chiudere lo stadio, poi hanno fatto ricorso al TAR e sono riusciti, chiaramente un giudice che ha capito le dinamiche, che la responsabilità oggettiva delle società arriva fino a un certo punto, poi la responsabilità è da vedere su altre situazioni, su altri livelli, perché chiaramente se un tifoso esce dallo stadio e ha delle frustrazioni e va a venire a contatto con la tifoseria avversaria, oppure vengono semplicemente con l'intento di fare casini. Due domeniche fa con la nocerina sono arrivati in campo praticamente fumogeni nel campo, bombe dentro al campo. Noi che cosa ci potremmo fare? Cosa possiamo fare? Possiamo andare lì a controllare le tasche di ognuno? Non è compito nostro, no? Quindi io credo che chi di dovere debba essere sicuramente più attento
e poi non prendere queste decisioni, perché comunque la colpa di qualcuno non può essere sempre buttata sulla società e su pochi, insomma. Chiusa parentesi, diciamo, restrizione, approfittando della sua presenza. Oggi abbiamo apprezzato l'inserimento di due nuovi giocatori grazie a questa sessione di calciomercato. Il calciomercato del Nardò continua o... Allora noi Ferreria e Montinaro sinceramente li abbiamo seguiti da quest'estate, purtroppo quest'estate non si è potuto concretizzare il trasferimento a Nardò, però siamo sempre rimasti in contatto con i ragazzi, a dire la verità, da qualche giorno prima che si aprisse il mercato avevano già dato la disponibilità, erano contentissimi di venire a Nardò. E oggi hanno dimostrato che quando sono entrati nel secondo tempo hanno dato veramente una mano, no? In mezzo al campo. Montinaro è entrato bene, Ferreira benissimo, è entrato, ha fatto gol. E noi niente, posso dire solo che siamo attenti sul mercato, perché secondo me ci manca qualcosina là in mezzo, e in mezzo intendo a centrocampo, e poi valuteremo magari qualche under altro che ci può dare una mano in qualche punto dove poi ci può permettere, magari al mister può permettere magari di giocare con i tre over in mezzo al campo, quindi abbiamo bisogno magari di un 2004 che ci dia una mano. Stiamo valutando delle situazioni, può darsi che in questa settimana insomma qualcosa arrivi.